mi sciolgo i capelli perché mi vedo stempiata, fra poco diventerò pelata. Attenzione, questo serve per le unghie e per i capelli. Ok, già è migliorata la situazione con i capelli perché con lo stress ne ho persi un sacco, però adesso un po' di meno. Questo caffè mi ha veramente polverizzato le papille gustative della lingua. Ciao a tutti! Benvenuti a questo nuovo video. I miei capelli hanno bisogno della lanolina oggi. Sono stato pietoso. Comunque, sono tornata dal mitico colloquio. Adesso ho spedito curriculum a 18 scuole nella provincia di Biella e ci vedremo poi l'anno prossimo nel caso se qualcuno non mi contatterà, mi contatterà, non lo so che cosa succederà. Speriamo per il meglio. Speriamo che sia il meglio perché non lo so, io sono totalmente disperata che qualunque posto mi chiami non vado. Che le cose non si muovano, quando le cose non si muovono io do di testa, cioè, perché poi quando devo fare le cose io ho 30 secondi, no, cronometrati per fare le cose, se mi azzardo mezzo miliardesimo di ritardo, come minimo c'è qualcuno che mi lancia dardi infuocati, no? C'è una sorta di processo. Comunque sarà divertente, sarà veramente divertente tutto questo, no? Non so come andrà a finire, cioè, sono finite in varie classi di concorso, ma io mi sembra di non sapere mai nulla, però vabbè. Può anche essere che io mi sottovaluti un po', forse di randellate che ho preso. Uno si sente veramente brutto, vecchio e rimbambito, rincoglionito. Vabbè, andiamocene un po' in giro per il mondo, chissà che porti fortuna, non so, che da qualche parte ci sia un'occasione buona anche per me. Andiamocene in giro un po' per il mondo. Città inglese, direi. I colori della polizia inglese non sono troppo diversi da quelli della polizia tedesca. Un po' richiamano. Non so bene dove sia. Secondo me, dai, potremmo essere addirittura a Londra. Niente, mi ha telefonato con 2 ore di ritardo perché la scusa era che aveva avuto una riunione urgente, inderogabile, Dio sa. E quindi niente, quindi me la sono presa un po' in saccoccia, poi mi ha richiamato e dopo ci siamo sentiti. Boh, sono completamente confuso. Ho mandato curriculum in Repubblica Ceca, in Germania. Forse ne ho mandato uno anche in Inghilterra, ma era più che altro per giocare, perché era l'unico posto in Europa che avevo trovato col closure. E ne ho trovato uno anche in Germania. Non mi prenderanno mai, ma con ragione, perché c'è gente che lo sa fare molto meglio di me. Ci mancherebbe. Cioè, io fossi un datore di lavoro, non mi prenderei, per cui. Vedete quante possibilità posso avere? Io posso avere. Ups. Ah, qui, grazie. Grazie al cazzo.
potremmo essere veramente ovunque. Turchia, era bene. Ci ho preso, no? Ci ho preso veramente bene, ci ho preso proprio con precisione, oserei dire. Io adesso. Allarghiamo questo. E metto il torno subito. Scusate, sono ritornata. Ci sono. E niente, così ho scoperto questa novità e sono qui che attendo se qualcuno mi chiami, perché adesso sono molto interessati alla messa a disposizione. Così pare almeno, e io attendo vedere se succede qualcosa. Non lo so. Non lo so davvero. Boh. Per quanto riguarda la regione, ho mandato 18 scuole, sono tra sede principale, sede più piccole. E dicono cerchiamo professori di sostegno a tutti i costi, di qualunque tipo, poi ciao. Poi ciao, non se ne esce vivi, no? Quindi boh, non lo so cosa abbiano intenzione di fare. Però un giorno mi andranno via, cioè, tutti questi problemi. Niente, stavo facendo il progetto per quanto riguarda il mitico PHP. E adesso stiamo facendo un po' di front-end, abbiamo curato la parte che riguarda la banca dati, adesso curavamo un po' il front-end, come farlo per fare in modo che cioè la banca dati colloquiasse col front-end in modo che tutte le cose che ci interessassero fossero visualizzate. Abbiamo prima fatto uno schemino ER, poi abbiamo fatto uno schema un po' più complicato dove dove abbiamo iniziato a parlare di chiave primaria, diciamo, framed key, chiave estera, non so come si chiami in italiano. E ci siamo dedicati a questa cosa. E boh, dopodiché abbiamo iniziato a scrivere le parti, le colonne e il nome delle tabelle per la banca dati. Adesso l'abbiamo unita a Squirrel,
che è un sistema per gestire le banche dati. Usiamo SQLite. E avevo iniziato a fare il front-end molto molto lentamente perché io ho 582 cose da fare. Adesso, dopo che ho finito questo sgargiante video, andrò a riscrivermi tipo una tonnellata di compiti in tedesco. Guarderò anche qualcosa sul mitico libro che ho iniziato, questo di Python. E da domani inizio la correzione del libro che mi sono fatta stampare per le traduzioni. Non so cosa succederà, anche perché per come va la mia vita potrebbero tranquillamente chiamarmi ad insegnare, quindi vabbè, partiamo, lasciamo tutto, prendiamo, andiamo. Tanto sono sempre qui, a disposizione dalla spiga. Io vado, vengo, tribulo, ma poi tanto c'è chi mi guarda e distrugge sempre tutto quello che ho costruito. Anche se è un idiota che non so, soprattutto se è un idiota che non so fare un cazzo, quello lo fanno molto, ma molto, ma molto, 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 molto volentieri. Cosa che a me provoca rabbie rare a finire. Ma ad ogni modo. Vediamo un poco. Streamer login. No, sto guardando di nuovo le cose per il sound alert, che volevo un po' divertirmi ancora, ma spero di non mettere più quella musica orrenda. Hi Drago. Ciao. Hi, how are you doing? Are you okay? In which language would you like me to speak? I'm fine, how are you? I'm fine as well. Finally, I received the famous book. It didn't got lost. It's here, sorry. I keep ending in the wrong direction. Whatever makes you happy today, thank you. Today I need to be supported. I need help. Be strong, Ale, be strong. And yeah. I'm checking this book. I'm going to read it with my English teacher. Is that on sale in America? I think it was written in America. Wait a second. The editor is based in Providence, if you know where it is. It's written New York and Boston. So it should be printed in the United States of America. But they don't say where, so. Somewhere! Ja, ich du. Ich muss danach ein bisschen Deutsch lernen. Ich habe meine Lebenslauf in Italien geschickt, und das ist für Jobs in Italien, und ich möchte, wenn möglich ist, technische Fächer lehren. Ich weiß es nicht, ob es funktionieren kann, aber trotzdem habe ich versucht. Und wer weiß, vielleicht es funktioniert, vielleicht es funktioniert nicht. Die Lebensläufe sind auf jeden Fall schon Geschichte. Ja, heute gehe ich zum Unterricht. Mal sehen. Ich hoffe, ich kann eine Arbeit finden, und ich wünsche weiter mit meinem Leben zu gehen, weil es nicht einfach ist, definitiv. So, I say that the situation is quite complicated and it's not easy, definitely.
I sent my CVs to the school in Italy. I don't know if it's gonna work. Let's see. I understood. I guess you speak quite good German. My German is something. It's fluent, but it's not correct, unluckily. Or the grammar leave something still to wish. Lascia qualcosa a desiderare, non so come dirlo in inglese, ma if I don't know, I just try and then I made a mistake and it's okay. I can accept not to be perfect, you know, and that's helped me a lot to accept my humanity. I'm a human, I make mistakes. Ich spreche auch Deutsch. Oh, sehr gut. Ich spreche auch. Assisto io. Du hast recht. Ich spreche ein bisschen informelle. Aber. Ja. Sprichst du Deutsch wegen der Arbeit? Cannot see you. I cannot see you. Anyhow, so today you didn't see me this morning, but effort. Today you didn't see me. Anyhow, I was talking in Italian. And they contact me from the school, so I had to live it, and I started this afternoon again. Albi, upright, effort. Puss. Mue, ich habe gehört. Arbeit, Arbeit, Job. Es ist wegen deiner Arbeit. Ja, die Aussprache ist manchmal sehr schlecht, entschuldigen. I was checking already in Google Translator. Oh, I missed something. Oops. So you said about the school. Yes, I had a meeting at 10:30. 10:30 this morning, but I tried to contact him in any way possible through WhatsApp, through telephone calls. I called even that firm, and there was an answering machine telling me our operators are all booked, are all busy, sorry, and I hung on the phone. So I say, today is my lucky day. But afterwards, I could manage to contact him and we spoke. And now I can try to send my application. It's already sent, actually. Also for a position about teaching informatic, teaching logistics, because I do have the certification. The problem is I don't feel self-confident. I know I could study this subject, but if you ask me something right now, out of the blue, I feel I don't remember anything, absolutely anything.
It can be lack of self-confidence, I don't know, but I tell you exactly as I feel it. I work for decades in intermodal logistics. It's my profession, so you're going to kill me probably. So I needed help. I still need to hear those podcasts in which they teach me something that you send me. Sorry. If you need help, ask anytime. Use me as a reference as well if you need to. Okay, thank you. I'm going to do that. And I will probably give a lot of homeworks and solve your and let the students learn by doing, and you can suggest me the problem. My mind is a mind of a criminal. But if I going to give them those complicating homework, I would be fair, or I would be good marking them. I would give good marks, at least for people who tried. Because I think if they have to learn in a bad way, we should teach. We don't have to kill them. So I feel they can learn much more by doing like that. It would be tough at the beginning. They are going to hate me, but it's worth it, you know? Yes, it is. And I will prepare them for the job. Okay, right now I am in my overlays, and at least I know how to change them, because I still need to upload or to change the Twitch name, the YouTube name, and the Facebook name. I have a degree in network engineering and data communication, got in logistics to pay for school. Been logistics ever since. Ah, okay, you study for something and you pay the study for with something else. And now you are working in something else. But you managed to finish it. So, tú tienes cojones. Engineer's degree, work in something else. It's our destiny. I have a bachelor in mechanical engineering. I have a master in mechanical engineering. I have a PhD in logistics, and guess what? I'm unemployed, and I also have a sort of, I don't know how to define it, Ausbildung in German, a professional school, but done very well in Germany, and right now I'm completely unemployed. So I find a stupid hater who said to me, you waste your life learning, and I didn't waste my life learning. I actually learned something. You didn't. Or actual construction. No, it's about informatics. I don't have the body to to construct anything with my hands. No. I'm very bad when it comes to building. But you know what?
I have a lot of respect for people who made other jobs. You are an impressive woman. Likely why it is difficult. I don't know. It seems that I don't make enough. Whatever I do, I don't make enough. And then finally, every time stupid people who criticize me in any way possible. So, I hope I'm not going to lost my soul and my self-confidence completely. You are overqualified and you would require. They want people just smart enough to do the job these days. I will not. I'm impressed by you, genuinely. Thank you. I'm quite sick and tired to be joked, to be humiliated. I don't know if they are right or wrong to treat me like that, but I simply have enough. They are wrong. I don't know. It can be also they are right, but enough is enough for sure. So that's my point. Now I start to understand something more about this. How it works, these stream elements. But yes, maybe I can change it. Multi-stream, co-stream with another person. No, it's about how to manage to change the name over there because I can do everything but not change the name. It seems that it stuck. Actually, I made it very, very big because it was like smaller. But after that, one cannot see anything. If I put right here, then it's open up and you can see it quite well. Text. Let's see.
see if I can change it. Scrolling. You have donated a lot of money, thank you. Still need to do something, but I'm not sure. It's nothing, no need for thanks. Goals. Tomorrow we vote in the USA. Ah, the midterm election. It seems that everybody is quite nervous. About everything. Going to be an interesting day, especially with the blood moon eclipse. Ah, do you believe in astrology? Because if so, I have something to ask you. I send you my where I was born, when, where, and you can tell me why my life is so complicated, and if it's going to be a change, a good change. Not really, but it's hard not to take it as an omen. What is an omen? Sorry, I should check in the dictionary. I don't know. I mean, an event regarded as important. Of ghoul or evil. Ah, okay. Presagio. Auspicio. Yes. Okay. Knows? Maybe when I was born, there was something bad that has happened. Let's see. Omen. Human, okay, human. Omen. Human. Good. So, Herman. No, it's how to pronounce human. Sometimes I need help with the pronunciation, sorry. No worries. Okay, well, five people. Wow. I'm happy. Please, I can speak English, so if you want me, I speak Italian. If you want me, I speak German.
If you want me, I speak Czech. Basically, you have just to stay tuned. Stick on. And buy my book. This is the Italian version you can see in Amazon, but if you check Alessandra Grosso Crystal Stars in Google, you will find it. And let's see. Try still to manage how to do it. Oh, thank you for the raid. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Please follow Dr. Jammy Gamer 70s_70s. Thank you. Thank you very, very, very much. Yeah. Thank you. If I change this position and then this position, and then this position, a little bit down. Grazie, grazie, grazie che siete venuti qua. Vi ringrazio anche del raid. Però questa cosa non funziona, sono un po' arrabbiato. Non oso immaginare se adesso io schiaccio save. Cosa mi cambia? Ah, ok, è cambiato davvero qualcosa. In peggio, ma è cambiato. Se per caso faccio così... No, scusa, ho sbagliato. Sono un'altra cosa. Se io faccio così, viene veramente una schifezza. Ciao, posso aiutare? Ma se non capita che bestemmio troppo, forse sì.
C'è veramente troppe cose scritte e mi mancano i nomi, non riesco a mettere i nomi di YouTube e Facebook per sconosciute ragioni. Twitter mi si è spostato qui, ma ce lo possiamo tranquillamente rimettere. Ciao Andrea, come stai? Se faccio così dovrebbe essere poi dopo, fra un attimo, ok, rimesso a posto. Bravo, bravo, così mi piaci, ubbidisci. Cosa devi fare su stream? Semplicemente mi piacerebbe scrivere il mio YouTube name qua invece del Facebook name e Twitter name, tutte queste cose qui. Solo che non me lo lascia fare, riesco a fare di tutto tranne che questo, cioè, boh. Per questo. Condividi lo schermo su Discord e come faccio? Te lo condivido molto volentieri appena riesco a capire come diavolo si faccia. Spero che non sia una cosa lunga, anche perché devo scappare dopo, però. Non voglio fare. Io sono su quelli del cactus e ti scrivo anche ciao. Ciao a tutti. Ciao. Cosa devo fare? Dovresti Allora, in basso alla chat dove siamo in cerca di. Ciao Andre, cioè condividi schermo. Ciao Alec. Schermo intero, apri una nuova finestra. Ciao, Ciao, mio. condividi schermo. Ok. Vai in schermi, scrivi uno. Live. Così? Sì. Appunto, sì. Diciamo. Sì, Andrea? adesso Sì? devi aprire. Sì, così a posto. Mm? Adesso devi aprire la pagina dove c'hai l'immagine. OBS. Non l'OBS, scusa. A meno che hai. Fammi vedere cosa hai su OBS. Un po' di tutto, un po' di casino. Live, ho capito. Ma l'immagine che stai usando qual è? Questa qui della Blue Moonstone, te lo metto qua. Aspetta, su Discord. Devo andare sul generale. Cosa diavolo sto facendo un attimo?
Quale? Il primo? Sempre. Condividi schermo, schermi, screen 1. Sì. È quello che c'è. Vedi? Ok, l'immagine che stai usando, che devi modificare, qual è? È quella che ho messo nel generale. Ho messo il link nel generale. Oppure posso, che ne so, metterlo nella chat. No, ma aprimi la pagina, no, sul tuo schermo, aprimi quella pagina lì, che la vediamo. Che a sinistra ci dovrebbero essere le opzioni. Eccolo qua, vuoi dire questo? Tipo c'è il layers, non so se lo vedete. No, non lo vediamo. Probabilmente è condiviso no. Solo il Discord. Ok, allora che cosa faccio? Un attimo, riprovo. Schermi, su condivisione invece forse di applicazioni metti schermo. Forse questo? Ecco questo. Ah, perché era il secondo invece di essere il primo, erano invertiti. Sì, esatto. Sì. Praticamente tu clicchi sul il nome da modificare, quello bianco. Sì. A sinistra ti diventa azzurro. Ah, sì, veramente. Sul nome dei layers. Io non vedo niente di diventare azzurro. No, qui. Devi cercare. Questo è YouTube, no? Quindi dovrebbe essere qua. L'icon è quella sopra. E che poi c'è YouTube, la scritta blu, e poi ci dovrebbe essere quella bianca. Quindi questo icon ci dovrebbe essere YouTube name, quindi. Ah, è su. Che rincoglionito. YouTube test. Forse. Che rincoglionito. Vai sotto in setting. Oh, scusate. No, così modifichi. Vai sotto in setting. Ah, ok. No, a sinistra. Dove c'è la chiave inglese. Oddio, sai che. Ah, ok, sì, ce l'avevo davanti. Mi diceva ciao. Test setting. Però non è quello. Quello lì è quello blu. Vedi che ti fa il quadratino. Ah, YouTube name, eccolo qua. Ecco, è ancora più semplice. Metti il nome canale. Sì, datemi un secondo, per favore, che neanche io mi ricordo come mi chiamo. questo è l'inizio della demenza senile, ricordatevelo, se vi capita una cosa del genere è pericolosa. Paradise Now, quindi slash Paradise Now, perché mi prende il 7? Perché sono fortunata, ok, e qua adesso si vede qualcosa. Sì. Adesso metti il nome. Quando hai finito le modifiche di fare save in alto a destra. Sì, sennò piango. Sì, sennò devi farlo. Twitter name non me lo ricordo più. Anche quello. Caro Andrea, cioè ti devo leggere le carte ancora, non lo so, devo spedirti delle candele a casa. Fatti leggere. L'altra volta c'è. Oh, l'altra volta ci ho azzeccato, incredibile. Ma per me era è successo di tutto questa settimana. Ma guarda, oggi si sta riprendendo, ma sono due giorni che piango per la rabbia. Mi hanno addirittura truffato praticamente. Sono cretina, capisci? Sono cretina, me le bevo tutte io. Cioè, ho fatto una traduzione, no? Da un sito che ti dava dei libri da tradurre. Ma chi andava a pensare che l'autrice si fosse andata in giro dappertutto per copiarsi le cose? Veramente, questa è andata dappertutto, ha ritrovato materiale che era disponibile online, gratuitamente, se l'è copiato e poi ha pubblicato un libro. Sì, io non avrei mai detto che una persona poteva fare una cosa del genere. E soprattutto pensavo che dovrebbe. L'occupazione fa di questo e d'altro. Sì, ma io ingenuamente, sai cosa pensavo? Che il sito avrebbe dovuto mettere tutto a posto.
Cioè, il sito dovrebbe controllare, non io, no? Poi è vero, sì. Anche perché io sono una rincoglionita, cioè io posso essere anche una rincoglionita che non ne sa niente di informatica. Dovrei saperne qualcosa. No, se ne mi hanno scritto, ma la cosa peggiore è che nella sfiga mi è andato ancora bene, cioè in teoria non dovrei neanche lamentarmi, ma sono incazzata nera uguale, perché ho un brutto carattere, perché io avevo due libri da tradurre di questa persona e ne avevo già tradotto praticamente tutto uno. Stavo già facendo i controlli finali, sai, mi ero stampata tutto il libricino, che poi non è neanche un libro, è un libricino, per vedere tutti gli errori alla fine. E potevano accorgersene quando io ero alla fine della traduzione del secondo, che mi avrebbe provocato un secondo travaso di bile, me ne è venuto uno invece di due. E però non ho preso un soldo, ovviamente, ho perso un sacco di tempo e niente, sono una ciula. Non senti così dentro di te l'esigenza di fregarmi invece di aiutarmi? Cioè, sei un po' strano, Andrea. Niente, mi frega, la gente mi frega, mi vende il fumo e io ci credo. Comunque. Una cosa, Ale. Adesso scusami, gli ho promesso che gli leggo le carte e gli leggo le carte. No, manca una cosa lì, dove è scritto YouTube, Facebook, Twitter, dice no? Anche il nome dovresti metterli sopra pure, volendo, eh? Nome di? Se vuoi. Nome Twitch, dico, il canale tuo, dico, dove è scritto YouTube, Facebook, Twitter. Che senso ha il canale Twitch che lo stai guardando? Ma... No, oppure, non aspetta, se c'è un altro tuo, per esempio, che so, quanto questi qua lo aggiungere, per Instagram. Instagram non ce l'avevo, l'ho cancellato. No, ma comunque se arriva qualcosa in più in futuro lo aggiungo, era solo per capire come si faceva. Quindi poi un'altra domanda riguardo particolare domenica prossima, riguardo particolare intervista moderatore, sì? Sì, dimmi. La facciamo in che ora? Sì, sempre alle 20 avevo scritto. Alle 20, ok, che sì. Aspetta, guardo solo perché non mi dimentico, sì, alle 20. Dalle 20 alle 21 facciamo un'oretta. Devo ricordarmi di mandarti le domande. Se non te le mando, dovrei mandartele giovedì. Mandale in privato, non lo so, vedi tu. Tu in privato, vedi dove puoi mandarle in privato. Oh, grazie di avermi alimentato il pando, Andreas. Che nessuno me lo alimenta, si fa delle settimane di digiuno. È magrolino, povero pando. Dunque, leggiamo le carte per Andrea. Speriamo che venga tutto a posto. Lasciatemi sconcentrare che poi dico cazzate. Su di me era venuto fuori che praticamente avevo un casino. Infatti è successo un casino, è successo di tutto. Appuntamenti saltati, gente a cui gli è stato creato il computer. Il libro... Lo aspettavo da un mese, è arrivato. Io ho resistito dal 12 di ottobre, è arrivato oggi. È arrivato oggi, ce l'ho fatta. Ovviamente lo giro sempre al contrario, scusate. Per un libricino così un mese praticamente. E poi dicono che mi saltano i nervi. Oh, ok, vediamo un po'. Se come sistema l'Andrea questo mese. E c'è carte pure a me poi dopo. Prossima volta. E sì. Soltanto perché devo andare, non è che per cattiveria. Quando vuoi te le leggo. Certo, sì, ho capito che c'è da fare, sì, dopo adesso, così. Pure io, poi è un po' da fare, un'oretta due, quindi quello. Diciamo che dicevo sta cosa. Non è male per le carte dei soldi. Cioè, hai un momento in cui ti sembra di andare un po' giù coi soldi, Andrea, ma non è vero, non ti demoralizzare, insomma. Per i soldi stai messo veramente bene, cazzo. No, ti sembra magari che magari non arrivano dei soldi o c'è problema,
tu vai avanti come un treno, dici vabbè, oggi è andata così, ma non, il giorno dopo ti dimostra che non è detta l'ultima parola. Vediamo un po'. Oh, festeggiamo la prima carta di cuori, eh. Però in amore. Minchia, che rottura di palle in amore, verrebbe da dire. Cioè, ti devastano, no? Non lo so. Devo parlarne con o parlargli con quell'individuo. Cioè, e che rompi scatole, diciamo. Ok. E anche una cosa, hai delle belle carte per quanto riguarda. Diciamo il lavoro sta messo abbastanza bene, e anche delle persone che ti parano, che ti vogliono bene, veramente. Comunque, ci sono delle iniziali rotture di palle sul cuore e c'è anche una sorta di conflitto, ma ne esci bene, ne esci proprio vincitore, Andrea. Cioè, nel senso. Il mio consiglio sarebbe sbatti nelle balle, del tipo, se c'è qualcuno che ti rompe le scatole, tanto tu sai che va bene, finisce bene, quindi Magari sarebbe non giusto lasciare, questo. non ti lasciare impressionare così, no? Magari va sempre così. No, Andrea ha delle carte benedette dal Signore, cioè, confronto a Grazie. me, Andrea, io pagherei per avere le tue carte. Perché comunque non ti preoccupare che sono cose che magari dici, Madonna, che problema, perché poi mettono in mezzo anche persone sul lavoro, ma tu sbattite nelle balle, perché, cioè, non so se loro si prendono un'ammazzata allucinante, ma tu ne esci bene. Tu ne esci che meglio, cioè, ne esci bene, dici? E poi pensi, minchia, è andato ancora meglio, dopo un po', no? Quindi, belle carte. Bravo, 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 Andrea. Controllo una cosa ancora su Discord perché ti sento andare e venire. Vai sulla rotella sotto dove Ma c'è infatti scritto il io tuo nome. Ok. ritorno. Sì, dimmi. Vai in audio, voce audio. Aspetta, voce audio dove sta? Nell'elenco vedo mio account, profili, privacy sicurezza, app autorizzati, dispositivi, collegamenti, ricerca amicizie. Impostazioni dell'app, Impostazione voce video. dell'app, voce video, l'ho vista. Aspetta, solo un attimo. Dimmi. Hai determina automaticamente la sensibilità dell'ingresso attivo. Ui, attenzione, mi dispiace, quello non. Ripristina l'impostazione della voce. Aspetta, dall'alto impostazioni della voce. Impostazioni di dispositivo standard e standard in uscita. Test mi del microfono. Modalità dell'ingresso. Attività vocale Attività vocale, sì. e il determina automaticamente la sensibilità dell'ingresso, ce l'hai attivo? No, non c'è niente. La No. sensibilità dell'ingresso è dopo, è giusto, è a metà, è a meno 60 dB. Meno di metà. Però e ce l'hai disattivato. No, è attivo, posso cambiare. Disattivalo. Tipo, metto meno 100. No, disattiva il pulsante, c'è interruttore. Push to talk. No, quello, lo Ops, rimetti come era prima. ho fatto già la cazzata. Ok, sono come prima. Devi andare in sensibilità dell'ingresso. Cioè, determina automaticamente la sensibilità dell'ingresso. Ma A io destra non ce l'ho questo. determina automaticamente la sensibilità dell'ingresso. Il problema è che non, proprio non lo vedo. Vedo sensibilità dell'ingresso e c'è tipo una soglia. Tipo adesso sono tutto dall'altra parte. Adesso non ti sento più. Non si sente più. Mi senti Push adesso? to talk. Quindi io l'avevo messo a Non metà. mettere mai push to talk.
adesso. Che devi schiacciare un tasto per parlare. Ah, ok. Quindi condividi la finestra del Il momento dobbiamo fare una cosa poi, pure al medico, ci non esce più, ha fatto un intervento al PC, no? Non esce più il suono di sistema iniziale, non so come fare poi. Apri solo la finestra del Discord. Ok. Poi, nel Discord devo andare un attimino indietro. Condividi lo schermo. E non fa, mi fa più indietro. Ips. Vai in condividi schermo, Di sopra che c'è modo di scritto applicazioni e a destra c'è scritto schermo. Metti schermi e screen 1. Il problema è che il Discord non mi va più indietro. Un attimo. Condividi schermo. Questo. Vedete qualcosa? Ok. Vediamo, credo di sì, certo, adesso sì. Io ho provato a cambiare, cioè. Come deve andare allora? Ho un tasto in più lì. Vedi che c'è un Discord diverso, c'è Nitro, se c'è, non lo so. Oh, hai visto che non sono imbranata io, eh? È colpa sua, ci fa litigare come le suocere. Ripristina le No, impostazioni della voce, questo no, vuoi no, dire? no, no, non fare quello. Ok. Quello no, quello Almeno lo teniamo basculante, ma funziona. no. Come si canta per Lo teniamo così così, ma funziona. E non lo so. Una cosa, allora, questo serve, questo orientamento fare adesso a lei, no? Serve per far funzionare bene il microfono in disco, dopo dobbiamo farlo pure io sta cosa, poi una volta, ricordi di fare pure a me sta cosa. Ah, forse posso verificare il microfono, per favore? E magari funziona. Che cosa dice Andrea? Verifichiamo. Non vi ho sentiti? Verifichiamo, sì, Devi sentire tu. verifichiamo. Se parlate tutte e due non vi sento. No, ti devi sentire tu quando schiacci verifica. Mi Adesso sentiamo. sistemiamo che funziona. Sì. A posto. E il dispositivo d'ingresso sopra in cima Dispositivo c'è d'ingresso. standard. Questa è la webcam. Possiamo magari provare con la web Tu usi microfono. del computer, credo. Perché l'altro è della webcam. Prova a mettere l'ultimo. Ui, cambiato qualcosa? No, c'è sempre una. Devi Lego, ora devi, devi provare a non mettere la sensibilità d'ingresso tutto basso e vedere se cambia. cambia qualcosa? Aspetta, Mettila tutto alto. cambia qualcosa? Ma sempre un po' mascante. Lascialo pure a metà. Scorri in giù, vedere se c'è ancora qualcosa. Magari io c'ho di meno e tu c'è di più. No, quello lì lascialo standard, che tanto non cambia niente. Il microfono. Ok. E di uscita? Standard. No, li lascia pure così com'è. Vai giù in fondo. Qui? No, nel menu, il menu top. Ah, cancellazione dell'eco è già messa. Riduzione del rumore, forse? Prova a mettere riduzione del rumore. Mi sentite? Come mi sentite? Prova a togliere la cancellazione dell'eco. Eccomi qua, mi sentite?
rimetti la cancellazione dell'eco e togli la riduzione Ok, come prima. del rumore. Controllo automatico del guadagno, toglilo. Eccomè. Alessandra, ci sei? Ok. Ci sono, ci sono. Niente, ti taglia completamente i rumori di fondo, anche se deve essere un'impostazione di Windows, forse. Non so più cosa devo fare, ho fatto tutto quello che mi avete detto. No, ma si sente bene, però c'è questo silenzio oltretomba che quando smetti di parlare, basta. Vabbè, pazienza. Almeno questo Dettaglia, dovrebbe dettaglia. Vai, punto. licenziata. Ok, addirittura, dopo che ti ho letto le carte così, hai delle carte della No, Madonna, dai non. licenziata perché abbiamo finito l'operazione. Ah, ok, nel senso è finito il contratto, ok. Allora è normale, no? Come ha fatto Elon Ah, Musk? poi Alessandra, ti volevo chiedere, Sì. noi nel mio team stiamo facendo, vogliamo fare delle stanze su Discord per i nuovi streamer. Visto che abbiamo un server di 200 persone, forse ti conviene iniziare lì, in modo che le tue live vengono restreamate, cioè gli alert vengono su quel Discord invece che su questo che è più piccolo. Ok, certo. Ragazzi, devo Va scappare. bene, ne riparliamo poi. Ok, mi dite qualcuno a cui fare il raid? Qualcuno può. Ma c'è a vedere su cosa, condividi, vedi se c'è per esempio Diavoletta e Lina, vedi se ce n'è caso. No. Diavoletta no, te ne do una io che è una bravissima cantante country. Sonia quella, no? Me lo potete scrivere nella chat che così faccio Te la prima? scrivo nella chat. Grazie. Allora, come vedo qua chi è in linea qua, dico, sto vedendo la Gigi che è in linea adesso. Allora, c'è, dico, Sonia Andrea che è una cantante pure lei. Ah, lui dice Elise Catherine Jane. Facciamola questa e poi alla prossima arriverà la Sonia. Raid. E un bacione a tutti, grazie. Ciao Rocco, Grazie, ciao ciao. Andre. Ciao, Ciao Rocco. Allora, pure a me dico poi di fare questa cosa qua del microfono che ha fatto lei, potete fare pure a me questa cosa qua su Discord, no, che giorno di questi, non so quando, quando è più libero, mo e poi pure Windows, computer mio, dico, qua, portatile che c'ho, Scappo. dico. Ciao. Ciao.